splendida saliera composta da due figure, Nettuno e Cerere, a rappresentare l'acqua e la terra. Le gambe intrecciate simboleggiano la combinazione dei due elementi che insieme producono il sale. Cellini, celebre orafo, scultore e incisore, lavorò per imperatori, re, papi e principi. Questa saliera fu realizzata per Francesco I di Francia. Il volto dai lineamenti idealizzati e il paesaggio sullo sfondo possono ricordare i dipinti religiosi di Bellini. Ma il fine del dipinto qui non è religioso. Si tratta di un nudo che offre un ideale di bellezza femminile. Giovanni è l'esponente più famoso della famiglia Bellini. Fu uno dei primi pittori italiani a usare la pittura a olio ed ebbe un ruolo importante nel rendere Venezia un centro del Rinascimento. Siamo invitati a partecipare a un'animata festa che celebra le nozze tra due paesani. Il dipinto trabocca di particolari. Nell'angolo sinistro un uomo versa la birra nei boccali. Due uomini in grembiule bianco servono il cibo su un vassoio, mentre il suonatore di cornamusa fissa i piatti con occhi affamati. Si dice che Bregel si travestisse da contadino per partecipare alle loro feste rozze e sfrenate. In parte lucertola e in parte figura umana, il serpente di questa rappresentazione del peccato originale è impressionante. Appoggiata all'albero della conoscenza, Eva, coperta da un iris collocata proprio nel punto giusto, tende il braccio a cogliere una seconda mela per Adamo, dopo aver già dato un morso alla prima. L'attenzione posta per ogni dettaglio rappresentato è sbalorditiva. La scena si trova sul pannello sinistro di un dittico. San Luca, inginocchiato a un leggio, dipinge la Vergine con il bambino, lasciandosi guidare la mano da un angelo. Le influenze del viaggio in Italia che fece il pittore sono evidenti nell'ambientazione architettonica rinascimentale che fa da sfondo, nella luce che proviene da una sola direzione e nella solidità scultorea delle figure. Mabuse apparteneva al gruppo di artisti olandesi detti romanisti per il tentativo di rappresentare gli ideali del Rinascimento italiano. Gli occhi bassi, i capelli con la riga al centro, l'acconciatura che incornicia il viso, l'aureola. Tutto concorre a creare il tono di questo ritratto sereno, casto e pensoso. Si crede che il soggetto sia stato rappresentato come una santa in omaggio al suo carattere virtuoso. Le iniziali, le rose alternate nella ricca collana d'oro e le conchiglie nel corpetto hanno suggerito che si tratti di Caterina d'Aragona, la prima moglie di Enrico VIII. Immersi in un ampio paesaggio dall'orizzonte particolarmente alto, si trovano la Madonna seduta che regge tra le gambe Gesù Bambino e posa lo sguardo su San Giovannino. La composizione piramidale, con i protagonisti legati da sguardi e gesti, vede prevalere un generale sentimento di affetto e dolcezza. Solo un velo di malinconia nel volto della Vergine, premonizione del destino del proprio figlio. Colpisce nel dipinto la crudeltà dei due torturatori che spingono la corona di spine sulla testa di Gesù, così come ci sorprende la noia del funzionario che si appoggia alla ringhiera mentre controlla la scena. In tutto ciò Gesù sta soffrendo un dolore reale, con paziente resistenza. Un'opera di dolore e sadismo. Vero capolavoro del tonalismo, il dipinto coglie le trasparenze dell'atmosfera, l'incanto del cielo e la densità della natura. Raffigura tre personaggi, diversi per età, abbigliamento e caratteri somatici, posti sul limitare di un bosco. Forse astronomi, filosofi, oppure i re magi, allegoria delle razze umane, delle filosofie o anche delle tre età dell'uomo. Un affascinante mistero ancora irrisolto. Nei primi anni del XVI secolo Parmigianino si osservò in uno specchio convesso e dipinse la sua immagine deformata. La mano enorme vicino alla superficie e allo spettatore, la faccia del pittore messa a fuoco al centro del tondo, in un'immagine bolla simile a un selfie, in cui il tempo e lo spazio si distorcono vertiginosamente. Thank you.
Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!